interesse all'ascolto o per chi guarderà il video registrato, benvenuti al webinar IGP. Allora, raga, questo webinar, vedete tutti lo schermo? Sì. Perfetto. Allora, argomento di oggi è Product e Routine Marketing. Ovviamente non aspettatevi di trovare in questo webinar le soluzioni della vita o tutto quello che dovete sapere come di PGP riguardo il prodotto, però ovviamente vi invito a fare quante più domande vi vengono in mente senza alcun timore. Poi se dovessero venirvi in mente domande anche successivamente, dopo il webinar, non fate assolutamente, non abbiate esitazioni a contattarmi oppure a scrivere sul gruppo. Nice. Allora, prima cosa, conosciamo il nostro prodotto. Per alcuni di voi potrebbe essere abbastanza scontato, per qualcun altro no, quindi partiamo proprio dalle basi. Che cosa facciamo con IGP? Ci occupiamo del prodotto Global Volunteer come? Attraverso la realizzazione di progetti a sfondo sociale all'interno di organizzazioni di vario tipo. Organizzazioni che possono essere no profit, possono essere istituzioni pubbliche o altri tipi di enti. Come ad esempio potrebbero essere le SRL in alcune circostanze. Basti pensare ad esempio quando vendiamo il progetto Cattura Summer e Summer Camp o adesso quando ci avventureremo col progetto per gli anziani. Come? Cosa facciamo all'interno di queste associazioni? Portiamo team di studenti internazionali, in realtà di giovani, non di studenti, che possano quindi avere un impatto sociale. Quindi i nostri progetti devono sostanzialmente essere collegati ad un problema che vogliamo risolvere. Il nostro contributo deve essere relativo a problemi che sono tendenzialmente connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi penso conosciate un po' i progetti che svolgiamo attualmente, quindi ci occupiamo di educazione, ci occupiamo del problema degli immigrati, adesso stiamo cercando di toccare anche problemi come il consumo responsabile, la fame, oppure problemi come l'inclusione delle minoranze come i disabili, oppure gli anziani, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, questo per quanto riguarda la parte dell'enabler, quindi dell'organizzazione, e per quanto riguarda il nostro territorio. Dall'altro lato, l'obiettivo di IGP è anche quello di permettere a questi giovani prodi che vengono qui in Italia per dare un loro contributo, di sviluppare una serie di caratteristiche, che AIESEC chiama leadership. Fin qui ci siamo tutti. Chi è coinvolto nella creazione di questi progetti? Sostanzialmente due attori principali e poi tutto il resto degli stakeholder che potremo vedere successivamente. Il primo è l'Enabler, che è quindi l'organizzazione che abilita la realizzazione del progetto ed è per questo che si chiama Enabler. E il secondo è l'EP, che sta per Exchange Participant, quindi il volontario internazionale che viene qui. Domande? Non credo. Per ora no. Perfetto. Allora, le fasi del prodotto sono sostanzialmente due. La prima riguarda la creazione del progetto e la seconda la realizzazione del progetto. Quindi, nelle prossime slide vediamo come si svolgono effettivamente queste due fasi. Per quanto riguarda la creazione del progetto, come abbiamo detto, abbiamo bisogno di questi due attori, che sono l'enabler e l'EP. Ci sono diversi modi effettivamente per trovare un enabler che ti permetta di creare un progetto, quindi di svolgere questo progetto. In questo caso parleremo semplicemente di come trovare un enabler a livello locale dal nulla. La prima cosa che dobbiamo fare è capire qual è il contesto esterno, qual è effettivamente il problema che vogliamo andare a risolvere. Non è che domani mattina ci svegliamo, troviamo un'organizzazione random e gli chiediamo: ehi, ciao, sono AIESEC, quale attività svolgi? Loro ti dicono X, Y e Z e tu gli dirai: ah, lo sai che puoi fare le stesse identiche attività ma con dei volontari internazionali. No, questo non è IGP. IGP è capire effettivamente dove possiamo dare un contributo. Ad esempio, guardiamo adesso la realtà sociale dell'Italia, ci rendiamo conto che ci sono una serie di problemi dove AIESEC effettivamente potrebbe fare la differenza. Ad esempio, il problema dell'immigrazione. Noi come AIESEC ovviamente non possiamo creare dei nuovi centri di accoglienza oppure modificare le leggi. Quello che possiamo fare però è creare dei progetti che mirino sia al supporto degli immigrati che arrivano qui, a dei centri che predispongono le attività per il supporto agli immigrati, sia dall'altro lato fare sensibilizzazione, quindi creare consapevolezza, stimolare la tolleranza rispetto a determinati temi, eccetera, eccetera. Questo è ad esempio un problema che possiamo risolvere. Oppure il problema dello spreco di cibo del progetto Make It. Ad esempio, lo sapevate che tipo l'Italia è molto molto più avanzata rispetto a tanti altri paesi in Europa e nel mondo rispetto a questa problematica. Ci sono tantissime iniziative che portano avanti progetti del genere ed è per questo motivo che abbiamo deciso di creare il progetto Meet It, perché abbiamo visto delle opportunità. Quindi, capendo il contesto esterno, capiamo sia quali sono le opportunità che possiamo sfruttare, sia quali sono i problemi per cui possiamo dare effettivamente un contributo.
una volta capito qual è il contesto in cui ci muoviamo, dobbiamo capire qual è il mercato in cui ci stiamo trovando. Il vostro contesto è qualcosa di molto grande e il mercato invece si riduce. Come capisci qual è il tuo mercato? Devi iniziare innanzitutto a targetizzare, cercare di crearti dei criteri per cui delle organizzazioni vanno bene oppure non vanno bene per te. Innanzitutto il primo limite che ci poniamo è quello della struttura giuridica. Il progetto deve essere a sfondo sociale, quindi le associazioni, chiunque, chi che sia, non deve guadagnarci con il nostro progetto. Ad esempio, anche se andiamo a collaborare con una SRL, ok, è una struttura societaria, ma la job description di DP deve essere tale da non essere assimilabile a quella di un impiegato. Quindi in nessun modo l'organizzazione che sta partecipando al progetto deve guadagnarci effettivamente dei soldi. E questa è la prima. La seconda cosa che possiamo andare a considerare è il budget che queste associazioni, enti, quel che sia, hanno a disposizione. I nostri progetti, come sapete, sono a pagamento, quindi questo è un altro criterio da prendere in considerazione. La capacità, nel senso di anche grandezza dell'organizzazione. Se ci rivolgiamo ad esempio alla no profit di quartiere che svolge attività per i disabili, però è tipo un'associazione di, diciamo, 5 disabili e 2 persone di cui completamente a conduzione familiare, magari il progetto non è che abbia questo grande potenziale. E quindi ci colleghiamo alle potenziali attività che gli EP effettivamente potrebbero svolgere. Ogni EP all'interno del proprio progetto deve svolgere un ammontare di attività che lo porti a svolgere effettivamente 25-30 ore di lavoro a settimana. Quindi in base all'associazione che abbiamo di fronte abbiamo bisogno di creare delle attività, delle job description che possano portarci a questo obiettivo. E via dicendo, sono effettivamente tanti i criteri che potete prendere in considerazione per avere un mercato più o meno ampio. Poi, una volta capito qual è il nostro mercato, ovviamente si passa alla fase di ricerca e di creazione di liste di potenziali enabler. Quindi nel momento in cui li cerchiamo non li chiamiamo ancora enabler, sono potenziali partner, sono organizzazioni. Nel momento in cui il partner firma il contratto diventa un enabler perché abilita il progetto. E quindi si passa alla fase di first contact. Ovviamente abbiamo questa lista, li contattiamo tramite una mail, tramite una chiamata, quel che sia, poi lo vediamo successivamente, e gli si fa una proposta. Una proposta che deve essere ovviamente coerente con il problema che vogliamo risolvere e con il potenziale dell'enabler. Quindi anche se abbiamo un progetto nella nostra testa, un progetto che è su un booklet, non stiamo vendendo un pacchetto standard predefinito, ma deve essere comunque adattato a quelle che sono le esigenze dell'enabler che è davanti e qual è il problema che vuoi risolvere. E infine si passa alla firma del contratto. Una volta firmato il contratto, abbiamo il nostro progetto, lo carichiamo sulla piattaforma ESPA e le persone, quindi volontari da tutto il mondo, potranno decidere di candidarsi. Tutto chiaro fin qui? Yes. Sì. Allora, per te è tutto chiaro, dato che sei nuovo, magari potresti avere qualche dubbio? Yes, per ora ci sono. Dovrebbe. Ok. Non ti sento bene. No, scusa, qua c'è un po' di casino in comitato, quindi ho staccato il microfono. Ah, ok, perfetto. Ok, questo è sostanzialmente il modo più base e semplice di trovare un enabler che ti permetta di creare un progetto. Una volta che abbiamo l'enabler, abbiamo quindi la base, l'organizzazione, abbiamo tutto, abbiamo il contratto, abbiamo la job description, whatever, mancano le persone. Quindi come troviamo un IT? La prima cosa da prendere in considerazione per trovare un IP è capire anche il contesto IS globale. Che cosa significa? Significa che gli OGP di tutto il mondo non lavorano in modo random. Così come i nostri OGP all'interno dei nostri comitati hanno determinate strategie, la stessa cosa succede a livello globale. E queste strategie cambiano di anno in anno. Non è detto che quello che ha funzionato l'anno scorso possa effettivamente funzionare quest'anno. Non è detto che un OGP l'anno scorso ha approvato persone per aprile e lo farà anche quest'anno. Per esempio, quello che dobbiamo capire quindi è indagare, parlare con persone OGP dal mondo, guardare Expa, guardare i dati, guardare gli exchange, l'ammontare di exchange che gli OGP effettivamente fanno, in che periodo vengono fatti, quindi in che periodo le persone sono disposte a partire per uno scambio di volontariato e quindi venire in Italia e soprattutto in che periodo vengono approvati. Questo che cosa significa? Che io posso aprire, so che per esempio gli EP dall'Ucraina sono disponibili a realizzare un progetto a gennaio. Ok, questo vuol dire che posso aprire il mio progetto a dicembre? Sì, ma manca un mese dall'Ucraina, che sono vicini, no, non significa nulla. Quello che dobbiamo prendere in considerazione è anche che l'OGV dell'Ucraina fa attraction e quindi raccoglie EP nel periodo di ottobre.
Quindi per la fine di novembre noi dobbiamo aver approvato l'EP. Questa è una cosa da tenere sempre in considerazione. Poi domani, nel prossimo webinar guardiamo molto più nello specifico questa questione della timeline, degli OGV, eccetera. Questa è la prima cosa da considerare. La seconda cosa da considerare è anche il contesto esterno dei paesi a cui ci riferiamo. Il primo problema con cui potete scontrare è sicuramente quello di visti. Il secondo problema è ad esempio la situazione politico-economica e questo è il motivo per cui non collaboriamo con paesi dell'Africa, perché le situazioni sono troppo instabili e non possono darci una certezza. Il fatto che questo qui verrà approvato, però effettivamente sarà in grado di arrivare qui in Italia, oppure magari un paese particolarmente povero, come facciamo ad avere la garanzia che questo qui avrà effettivamente la possibilità di venire nella data prestabilita? Quindi sono tante le cose da prendere in considerazione, oppure ad esempio la timeline universitaria. Questo si collega un po' al primo punto. Quindi sappiamo che in alcuni paesi, molti paesi del Nord Europa, ad esempio la Germania, oppure Nord Europa, o anche altri paesi simili a noi come la Francia, la Spagna, non fanno progetti, non mandano persone all'estero in inverno, perché non hanno la pausa universitaria. E questa è una cosa da conoscere, se vogliamo approcciarci a dei paesi. La terza cosa che dobbiamo fare, quindi, è una volta che abbiamo capito qual è il contesto AIESEC, qual è il contesto esterno, selezionare quali sono i paesi con cui vogliamo collaborare o i comitati specifici con cui vogliamo collaborare e stabilire quello che chiamiamo International Relations, che saranno parte fondamentale della vostra job description come VP AGP. La quarta cosa da fare è quella di promuovere i nostri progetti e quindi collezionare candidati. Come avviene la promozione dei nostri progetti? Vuol dire che dobbiamo spammare le nostre opportunity in tutti i canali possibili e immaginabili? No. Vuol dire allinearsi con l'OGV di riferimento e fare in modo che i tuoi progetti vengano effettivamente promossi. Promossi all'interno delle università, con i flash out, con i sales point, con i Facebook ads, nelle pagine online, qualsiasi cosa. Questo fa parte anche del vostro lavoro. E infine, una volta collezionati tutti i candidati, fare la selezione dell'EP che più si addice al progetto che avete creato. Quindi avete l'EP, avete l'enabler, potete creare il progetto. Clear? Ci sono dei punti su cui vi sentite deboli o volete approfondire un po' di più in questo momento? Fin qui ok. Ok, disclaimer. Tra di voi, per adesso c'è solamente Gianmarco, però laddove dovreste avere un fratellino IGP e voi diventaste, ok, scusate, da quando parlo troppo in inglese ho dimenticato l'italiano, non fateci caso. Laddove dovesse succedere per caso di avere un fratellino IGP e diventare VP Value Delivery o VP Sales, e quindi non avere a che fare con l'altra fase del customer flow, è importante che voi abbiate completa, conoscenza di entrambe le fasi. Trovare un enabler e trovare il P sono due cose che vanno di pari passo e che sono strettamente collegate. Questo perché nel momento in cui devo creare un progetto, devo essere perfettamente consapevole del momento in cui posso creare questo progetto e nel momento in cui questo progetto può essere realizzato, perché deve essere completamente allineato ai trend OGP. Sì, no, E allo entrambi stesso secondo tempo me devo devono sapere quali sapere. sono. Sì, esatto. Secondo me entrambi devono sapere l'uno, diciamo, le parti del customer flow dell'altro, in modo tale da allineare con una timeline fatta bene. E se viene fatto questo, poi sì, è un vantaggio, effettivamente. Sì, e allo stesso tempo è importante che facciate in modo che tutte le persone all'interno della vostra area siano pienamente consapevoli di entrambe le fasi. Vi capiterà sicuramente nei comitati più grandi, soprattutto, di avere il team sales e il team value delivery, più l'approval manager, per esempio. Sono persone che si trovano in team diversi, che hanno job description diverse. Quindi spesso può succedere di isolarsi in quello che si fa e quindi di non avere più completa consapevolezza del quadro d'insieme. Il vostro ruolo come VPGV è quello di creare il quadro d'insieme e dare consapevolezza ad ogni singola persona all'interno della vostra area. Oppure, Sono d'accordo. per esempio, la cosa fondamentale riguarda la selezione degli EP. La chiamiamo selezione, però raga, non siamo pigna nel culo, nel senso. La mia prospettiva è questa, poi ci sono diverse prospettive. Che cosa facciamo in AIESEC? Sviluppiamo la leadership e pensiamo che la leadership possa essere sviluppata in chiunque. Quindi, nel momento in cui andiamo a fare la selezione degli EP,
quanto effettivamente ha senso soffermarsi su delle piccolezze, quali potrebbero essere il livello in inglese non super perfetto, oppure questa persona nel video mi sembra un po' strana. Dobbiamo effettivamente cercare di dare l'opportunità di partecipare ad un progetto a tutti. E questa è una cosa di cui gli leader devono essere pienamente consapevoli. Questo processo di sviluppo della leadership è qualcosa che non riguarda solamente noi come Isaac, ma è qualcosa che riguarda anche gli leader. Noi non vendiamo corsi di lingua, non vendiamo manodopera a basso costo. Noi proponiamo opportunità di crescita per gli EP e proponiamo un impatto nell'organizzazione che ospita il progetto. Nel momento in cui facciamo questo setting expectation chiaro da entrambi i lati, non avremo più problemi effettivamente nel dover trovare il più perfetto, ma semplicemente abbiamo delle persone, diamo l'opportunità a queste persone di crescere e di fare un'esperienza. Clear? Yes. Top. Voi che cosa ne pensate? Cioè, questo per esempio è un argomento molto dibattuto della selezione degli EP. Voi, qual è la vostra posizione? Allora, dipende chiaramente, almeno da quel che so io, per quel poco che ho visto, cioè io alla fine non mi sono mai occupato di AR, quindi né di selection, però diciamo che quando ci sono enabler un po' particolari che richiedono certe cose, che però magari sono buoni enabler, in quei casi allora un po' di precisione in più sotto quell'aspetto là, diciamo, non propriamente come l'abbiamo detto prima, ci vuole, però in linea di massima sono d'accordo, cioè nel senso alla fine... Cioè, il global volunteer è qualcosa che serve a tutti e quindi non, per me non dovrebbero servire chissà quali requisiti di skills per partecipare ai progetti. No, più che altro, come diceva lui, è un po' più difficile con gli enabler, quelli un po' più pignoli, o magari i reselling, quelli che dicono vabbè, collaboriamo da anni, troviamo un po' più piccola. È quello, secondo me, è quello che cerca un po' di profili. Altre opinioni? Insomma, che in linea di massima secondo me sì, può funzionare in questo modo. Ovviamente ci sono i casi particolari, bisogna pensare bene ogni situazione, vedere effettivamente le necessità anche del progetto e dell'enabler stesso. Ad esempio per un integrity il livello di inglese non è il focus principale, mentre per un educhange comunque lo stagista dovrebbe essere ad esempio più comprensibile anche agli alunni, specialmente quelli un po' più piccoli, eccetera. Quindi dipende anche dalle situazioni, dalle necessità, però in linea di massima sì, può andare bene. Io ci provo almeno a dare la possibilità a quante più persone. Sì, sono d'accordo con voi sul fatto che effettivamente con alcuni enabler è un po' complicato, soprattutto per quanto riguarda i reselling, però allo stesso tempo i casi particolari li creiamo noi. Il modo in cui proponiamo il progetto dalla prima volta fa la differenza. Magari questo non può essere applicato agli enabler, però siamo arrivati in un punto della storia di ESIC Italia in cui dobbiamo avere effettivamente un'evoluzione. Se vogliamo diventare un'entità grande dal punto di vista dell'IGP, dobbiamo iniziare ad adattarci ai trend globali. E i trend globali sono impatto sociale e non sono i corsi d'inglese, i madrelingua come li abbiamo venduti fino a poco tempo fa, di cui ancora adesso stiamo subendo effettivamente le conseguenze. Beh, quindi sì, prendiamo in considerazione questa cosa e soprattutto prendiamo coscienza che il nostro ruolo in questo momento per ISEC Italia è una grande responsabilità. Perché veramente possiamo portare IGP ad un livello molto più alto, ma per portare IGP ad un livello molto più alto dobbiamo creare altri tipi di progetti. Progetti che abbiano sia un valore e che siamo alla portata di tutti, e che siamo grandi, che siamo tanti e che siamo di grande portata. Ad esempio smettere di vendere un solo EP, vendere due EP, creare dei progetti che ti permettano di avere delle job description di team, dove ogni EP, tipo abbiamo 5 EP, e ogni EP ha un ruolo preciso. Raga, mi dispiace, io vi devo salutare. Va bene. Il team meeting, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao raga. Poi, non badate al titolo, breve, insomma, introduzione, cosa sono questi magnifici quadratini colorati che immagino conosciate tutti. Questi sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sono gli obiettivi, insomma, globali, che sono stati stabiliti dall'ONU nel 2015 e sono obiettivi da raggiungere entro il 2030.
da qualche anno a questa parte, addirittura credo dal 2015, AIESEC a livello internazionale ha stipulato questa sorta di partnership con l'ONU, per cui tutti i progetti che svolgiamo sono collegati a questi SDG. Quindi l'impatto sociale, il più delle volte i progetti che sono stati creati, in realtà tutte le volte per tutti i progetti che vendiamo, sono collegati a questi quadratini colorati. Ad esempio, EduSense è collegato al numero 4, oppure Integrate è collegato al numero 10, Elfberg fino ad ora era stato collegato al numero 17, però adesso sono collegati al 3 e al 10 con la questione dei disabili e degli anziani e così via. Perché vi faccio vedere questi quadratini colorati? Sebbene possa sembrare abbastanza banale, è perché nonostante abbiamo un portfolio nazionale, quindi dei progetti esistenti che vengono sviluppati in tutta Italia, io veramente vorrei che durante quest'anno voi lasciaste spazio alla vostra fantasia, alla vostra creatività, e partendo da questi vorrei cercaste di creare dei progetti nuovi che siano personalizzati in base alla vostra realtà e che tocchino dei problemi che per voi sono veramente importanti, che siano importanti per voi, che siano importanti per la vostra città, per i vostri membri, a partire da questo, e poi in un'altra sede vedremo anche effettivamente come creare dei progetti strutturati, quali sono i modelli da seguire, eccetera, eccetera. Però non vorrei che vi limitaste, e soprattutto vorrei che sentiste l'importanza di quello che stiamo facendo. Ad esempio, se tipo vi dicessi di scegliere un SDG a caso tra questi, quello che vi piace di più, ad esempio vi piace gender equality, come vi immaginereste un progetto? Cioè, se doveste proprio sognare, cioè nel senso come lo struttureremmo? No, come lo struttureresti in linea generale. Ad esempio, vorrei fare un progetto sulla gender equality in un'associazione che si occupa di sensibilizzazione rispetto alle posizioni di leadership nei luoghi lavorativi delle donne. Esatto. Perché no? Scusate, mi sono distratta. Vorrei che vi abituaste anche a fare questo esercizio mentale anche insieme ai vostri membri e capire cosa veramente vi sta a cuore e partire da questo per capire quali sono le opportunità che avete nel vostro mercato. Mm-hmm. Ad esempio, quando io sono di Napoli, mm-hmm. Mi sa che si sente anche, e quando ero più a Napoli mi sarebbe molto piaciuto fare un progetto sul quel numero 16, Peace and Justice, perché so che nel mio paese, nel mio territorio, c'è il problema della camorra, c'è il problema della corruzione, c'è il problema di persone che effettivamente non sono abituate al concetto di giustizia. Mm-hmm. E se io all'epoca avessi avuto la consapevolezza che ho adesso di come effettivamente avessi potuto dare un contributo per questi problemi, probabilmente avrei fatto qualcosa in più. Quindi vorrei anche che vi focalizzaste su questo e vorrei che finisse questo termine senza porre in pianto e avendo dato il massimo in tutti i sensi. Qua sarebbe bellissimo creare un progetto sul turismo responsabile, soprattutto qua nella nostra città, perché comunque è un problema sentito soprattutto dalla popolazione, delle persone che ci vivono, i turisti non sono aware di questa cosa, e sarebbe più bello un progetto in collaborazione con la municipalità, eccetera. Il fatto che comunicano in inglese sarebbe anche utile per quanto riguarda i turisti, eccetera. Sarebbe molto utile. Mm-hmm. Mi sembra davvero un'ottima idea e si potrebbe collegare ad esempio all'SDG numero 11. Mm-hmm. Infatti, ci pensavo anche io. Ovviamente è anche un po' difficile scegliere, perché effettivamente quello che noto io ultimamente è il problema dell'inquinamento in generale, la serie che provando anche a camminare per non solo nella città Bari oppure anche nei paesini intorno, comunque le città non vengono mantenute pulite, ma non perché effettivamente non le puliscano, ma perché effettivamente i cittadini stessi non danno il tempo di, quindi magari provare a, non mi viene in italiano, vabbè, raise awareness riguardo a questa tematica, magari educare meglio i giovani, specialmente a farli comprendere effettivamente che bisogna lavorare su questo aspetto. Quindi una cosa del genere. Però non so. Io lavorerei sogni SDG. Oh sì, sono sogni, sono idee, però veramente vi invito a svilupparle, non lasciatele solamente nella testa. Immaginate
i problemi che abbiamo in Italia, raga, quelli che avete appena menzionato, sono reali. Sì. Immaginate quanti giovani in Italia della nostra età si sentono frustrati per questi problemi e si sentono impotenti, non hanno effettivamente gli strumenti per fare qualcosa per risolverli, o almeno per, non per risolverli, per dare un contributo. Noi, come BPIGP, possiamo farlo, abbiamo questa opportunità e possiamo dare questa opportunità anche a tutti i nostri membri e alle persone del nostro comitato. Quindi perché non farlo? Domanda. Non c'è nessuna situazione per non farlo, esatto. Quindi vabbè, dopo questa magnifica discussione su quanto è bello l'IGP e quanto sia importante per la vita e per la società, possiamo andare avanti. Project realization, quindi una volta che abbiamo il progetto e che sappiamo quanto è importante questo bellissimo progetto, lo dobbiamo realizzare. Nell'ambito della realizzazione del progetto ci sono delle cose da prendere in considerazione. E sono questi, anche in questo caso, queste bellissime cosine colorate che si chiamano standard. Li conoscete tutti? Lore? Lorenzo, scrive io. Ok, perfetto. Va bene, magari per gli amici in ascolto che potrebbero non conoscerli, facciamo una ricapitolazione di cosa sono gli standard. Sono il minimo indispensabile. Questo è il bottom line, non vuol dire che oltre questo non dobbiamo garantire nient'altro. A casa mia si dice, hai fatto la metà del tuo dovere. Una volta che abbiamo garantito gli standard, questa è la metà del nostro dovere. E sono le cose che dobbiamo garantire nell'ambito della realizzazione di un progetto. Si dividono in quattro tipologie di standard. I primi standard riguardano lo sviluppo della persona, dell'IT. I secondi riguardano la logistica del progetto, il lavoro e la vita, insomma, nell'ambito del progetto. Quando si parla di sviluppo, ci riferiamo a tutta quella parte di sviluppo della leadership, insomma, di cui parliamo spesso in ISEC, che sono sostanzialmente goal personali per l'EP che arriva qui in Italia. L'EP deve essere pienamente consapevole di cosa vuole sviluppare. Outgoing Preparation è un seminario che viene svolto dal BPOGV prima della partenza per preparare all'esperienza. Expectation Setting, che si può concretizzare in un booklet, in una chat, quel che sia, tra il comitato locale italiano e l'EP, per settare insomma le aspettative riguardo all'esperienza, come sarà, dove si troverà, che tipo di job description avrà, quali sono le caratteristiche che svilupperà, eccetera. Poi l'incoming preparation è lo stesso seminario che viene fatto dall'OGP, però fatto da noi, IGP, all'arrivo, durante la prima settimana. Poi abbiamo spazio di sviluppo con l'opportunity provider, che sarebbe l'enabler. L'enabler è l'opportunity provider. E in questo caso l'enabler deve essere pienamente consapevole del proprio ruolo per lo sviluppo dell'EP. Quindi è importante allinearsi con l'enabler, soprattutto se siamo dal lato del sales, molto spesso i sales magari pensano che gli standard non siano una cosa che li riguarda al 100%, perché non fanno parte del team value delivery. Ebbene, signore e signori, non è così. E questa parte dello spazio di sviluppo con l'opportunity provider va allineata con l'enabler prima dell'arrivo dell'EP, addirittura prima della firma del contratto. E infine, debrief with ISECOM, quindi una volta tornato al proprio paese, il volontario l'EP avrà insomma questo incontro col comitato locale, con l'UGV, per parlare dell'esperienza, eventualmente anche per essere inserito all'interno del comitato. Questi standard, alcuni vengono garantiti dall'OGP, altri dall'IGP. Dall'OGP vengono garantiti goal setting, outgoing preparation e debrief una volta tornato nel paese di provenienza. Tutti gli altri riguardano l'IGP. Per quanto riguarda la logistica, sono tutti garantiti da noi e sono il visto, quindi noi come IGP, una volta approvato l'EP, subito dopo l'EP approvato, dobbiamo garantire tutti i documenti necessari per l'ottenimento del visto laddove richiesto. Garantire un pick up all'arrivo, quindi una persona che effettivamente vada all'aeroporto, alla stazione, quel che sia, per accogliere l'EP, oppure anche dargli semplicemente le informazioni per andare dall'aeroporto al luogo di incontro con la famiglia, oppure a casa, quel che sia, e infine departure support, che si concretizza sostanzialmente nel dare le informazioni, in questo caso, per lasciare il paese. Job, abbiamo job description, significa che la job description che mettiamo nel progetto su Expa deve essere uguale alle attività che effettivamente l'EP svolgerà una volta arrivato nel luogo di lavoro. Durata vuol dire che il progetto deve durare 6 settimane. Working hours vuol dire che il progetto deve comprendere almeno 25 ore settimanali di lavoro. E first day of work significa accompagnare l'EP il primo giorno di lavoro, supportare l'EP il primo giorno di lavoro.
questo standard insieme a quello del pick up effettivamente non deve essere fatto necessariamente da un iceberg, ma può essere fatto anche ad esempio da un membro della famiglia oppure dall'enabler stesso, quel che sia. E questi anche sono tutti garantiti da IGP. Per quanto riguarda Living, invece, OGP fa in modo che l'EP abbia l'assicurazione sanitaria necessaria a viaggiare. Noi ci occupiamo di garantire un accommodation che può essere una famiglia, può essere un ostello, può essere un appartamento, può essere qualsiasi cosa, purché sia un accommodation e purché sia comunicato prima all'EP, nell'expectation setting. E basically i costi in realtà non riguardano come OGP perché riguarda il salario che viene dato agli EP, laddove il progetto sia retribuito, quindi nel caso di GT e in alcuni G. Quindi effettivamente non ci riguarda. Questo è il minimo indispensabile, quello che dobbiamo garantire in ogni caso per ogni progetto. Clear? Sì. Poi nella customer experience, altre cose da prendere in considerazione, non è che fai il progetto, approvi l'EP, poi ciao a tutti, chi si è visto si è visto. No. Una volta che abbiamo sia l'enabler che l'EP, è fondamentale fare in modo che l'enabler e l'EP entrino in contatto prima dell'inizio del progetto ed eventualmente anche con la famiglia ospitante. Quindi non appena approvate l'EP, mandate le informazioni, oppure datevi uno standard 3 settimane prima dell'arrivo dell'EP, si mandano tutte le informazioni all'enabler o alla famiglia. Poi, allineamento con l'enabler per quanto riguarda gli standard del progetto, gli standard devono essere qualcosa di cui l'enabler è consapevole. L'enabler deve essere pienamente consapevole della job description, dello spazio di sviluppo, dell'accommodation da garantire, delle ore di lavoro, della durata del progetto. Poi preparazione per l'EP, che riguarda l'EPS, riguarda comunicare effettivamente la GT, fare in modo che l'EP si prepari, che sappia settimana per settimana che attività deve svolgere. Education materials, poi saranno anche cose che vi verranno fornite dalla nazionale, vabbè, vedremo successivamente. E poi allinearsi per quanto riguarda lo showcasing e il report del progetto. Questa è una cosa, in mia opinione, è molto, come dire, in cui siamo molto deboli in Italia. Dal punto di vista dello showcasing e del report, in Italia facciamo veramente schifo. Ad esempio, se io vi chiedessi EduChange, ok? È il nostro progetto più importante. Noi sappiamo che EduChange è il progetto in cui facciamo la maggior parte dei change, ok? Se vi chiedessi l'anno scorso quanti studenti abbiamo raggiunto con EduChange, mi sapreste rispondere? Cioè che le scuole, lo avete mai letto da nessuna parte quanti studenti abbiamo raggiunto? No, no. Oppure quante lezioni sono state fatte, oppure in quante scuole? No, l'avevi fatto vedere tu in una PPT, ma sinceramente no, in realtà non lo sappiamo. Non lo sappiamo per il semplice fatto che non l'ha mai fatto nessuno. Immaginate invece se avessimo degli EP che in ogni progetto che facciamo, gli EP, se loro prendessero per sempre la presente per ogni lezione che hanno svolto, oppure facessero il calendario delle lezioni che svolgono, oppure magari nel caso di... Oppure magari nel caso di Make It, se ci segnassimo quanti chili di cibo abbiamo ridistribuito, oppure quanti chili di avanzi abbiamo utilizzato per fare dei piatti nuovi, oppure quanti anziani abbiamo supportato, per quali attività, quante persone abbiamo sensibilizzato. Questo riguarda il report del progetto. E per fare questo abbiamo bisogno che gli EP siano effettivamente educati a farlo e che anche gli enabler siamo consapevoli del fatto che questa cosa è importante. Oppure se avessimo magari per ogni progetto un EP, oppure due EP che sono completamente responsabili, la loro job description è completamente quella di creare un report, un video, un reportage di come il progetto sta andando. Se ad esempio quando facciamo Integrate avessimo all'interno dell'organizzazione due EP che si occupano di riprendere la vita all'interno degli sprazzi. Se facessero tipo un report che può essere sia una cosa grafica in cui si spiega effettivamente tutto quello che è stato fatto con delle foto oppure anche un video, delle interviste, se venissero somministrati dei questionari alle persone che partecipano ai progetti, effettivamente avremmo un'idea più chiara di qual è l'impatto che stiamo avendo. Cosa ne pensate? Questo lo facciamo, eh? Sarebbe bello più che altro perché non l'abbiamo mai fatto, cioè nel senso sarebbe utile anche per promuovere i nostri progetti a livello proprio territoriale. Sì, poi ovviamente sono cose che puoi utilizzare per creare nuovo materiale selling, oppure li puoi utilizzare anche per le app,
nel momento in cui crei un progetto più ricco, più elaborato, più interessante. Ma anche per l'enabler stesso, gli dici ok, partecipi a questo progetto, però alla fine del progetto avrai effettivamente un reportage oppure un report grafico di quello che è successo e lo puoi utilizzare per farci quello che ti pare. Poi ovviamente queste cose si possono estendere anche alla famiglia, laddove la famiglia è lì. Trattiamo la famiglia effettivamente come un cliente, come una persona che fa parte dell'esperienza e che ha bisogno di essere curata. Domande? Perplessità? No? Nessuno. Ok, in tutto questo, l'EMSI che cosa fa? Facciamo le chat, facciamo i webinar, no, facciamo anche altre cose. Supporto che vi possiamo dare è il portfolio nazionale di progetti, quindi come vi ho detto potete dare sfogo alla vostra fantasia, ma allo stesso tempo abbiamo un portfolio nazionale, quindi dei progetti già esistenti che possono essere utilizzati. A tal proposito vi forniamo dei booklet, del materiale che può essere utilizzato quindi per la vendita e soprattutto per la creazione di proposte. Vengono sviluppate delle partnership nazionali per trovare degli enabler. Vengono stabilite delle partnership nazionali per quanto riguarda i paesi con cui collaborare per reperire VP. Vengono forniti materiali educativi sia per i VP, per i membri, per i team leader, per chi sia, strumenti per il tracking e Entity Control Board, che è praticamente un team, Entity Control Board, ECB, sigla, che si occupa del controllo qualità dei progetti. Chi è che fa queste cose? Ci sono io, Arianna, ciao a tutti, IGB Director. Poi c'è Mr. Giobbia, che fa parte all'interno dell'EMSI, del team che si occupa delle relazioni esterne. Lui nello specifico si occupa delle relazioni esterne con enti del terzo settore, quindi istituzioni e organizzazioni no profit. Grazie a Giobbia abbiamo una serie di partnership, sta costruendo anche delle altre partnership che effettivamente ci possono aiutare ad avere dei nuovi enabler. E ve le faccio vedere dopo, mentre le CB sono Esther e Fidan, sono straniere entrambe. Fidan è dell'Azerbaijan, Esther è bulgara, o ungherese, mi pare. E praticamente loro che cosa fanno? Si occupano di tutta la parte di standard delivery, dei completed, nel momento in cui dovessero sorgere dei problemi con la realization, nel momento in cui c'è un EP che vuole rompere la realization, oppure un EP che deve rompere l'approval. Loro sono le persone a cui dovete rivolgervi. Quindi questo è, bene o male, il supporto che vi verrà fornito durante il vostro termine. Domande? No. Poi ovviamente facciamo anche tante altre cose per cui vi romperemo le palle, però in linea generale questo. E Project Portfolio e National Partner, abbiamo questi magnifici 1, 2, 3, 4, 5 progetti che sono Integrate, progetto con gli immigrati, Educhange, progetto nelle scuole, Help2Help, in questo caso il portfolio nazionale prevede assistenza ai disabili e assistenza alle persone anziane, Cultural Summer, quindi con Summer Camp, e Make It, che in questo momento non ha ancora un logo, lo stiamo per partorire finalmente, che è il progetto sullo spreco di cibo o sulla fame, insomma dipende un po' da come lo vogliamo proporre. Mentre le partner nazionali in questo momento, ma stanno per arrivarne degli altri, sono Croce Rossa Italiana e SPRAR. SPRAR è praticamente l'ente che fa capo al Ministero degli Interni per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. E sono entrambi, sia Croce Rossa che SPRAR, collegati al progetto Integrate. Domande? No. Ok, poi raga, per quanto riguarda i progetti, potete chiedere ai vostri predecessori, ma credo ve li abbiamo già passati, i materiali che sono stati creati per i sales. All'interno trovate la value proposition del progetto, la job description, la tipologia di proposta che si può fare, dati vari rispetto al progetto, eccetera, eccetera. Poi un'altra cosa è, se siete nel gruppo Facebook IGP, se non ci siete, entrateci. A partire dalla settimana prossima, verso fine settimana, inizieremo a pubblicare del materiale per quanto riguarda i progetti nuovi. Oppure creeremo insomma dei webinar per parlare dei progetti, discutere, fare proposte, eccetera, eccetera, quindi per facilitare un po' di più il sales. Great. Questi progetti al momento, il sales al momento è focalizzato sull'estate, quindi siamo nella fase di creazione di progetti per l'estate. Clear? Yeah.
Mentre per quanto riguarda i partner nazionali, con questi due partner finora ha funzionato così. Loro hanno una sede centrale, come ISEC, e delle sedi locali, quindi come comitati locali. Loro hanno praticamente mandato una comunicazione a tutte le loro sedi locali con il link per aderire al progetto. La sede locale vede il link, se gli piace il progetto si applica, si candida, magari arriva l'application, li contattiamo, apriamo il progetto. Poi, product process time. Ok, tutte queste cose sono bellissime, però devono succedere su una determinata, secondo determinate tempistiche. Per trovare un enabler, questa sarebbe teoricamente la timeline, nel momento in cui mandiamo la prima email, quindi il primo contatto primissimo, gliela mandiamo, facciamo passare 48 ore prima di chiamarli la prima volta. Dalla prima chiamata al primo meeting, che può essere sia fisico sia virtuale, che può essere su Skype, può essere una chiamata più lunga in cui discutere in modo più specifico del progetto, deve essere fatto entro e non oltre 7 giorni. 7 giorni sono anche tanti. Senza ti chiamo, ti spiego in linea generale di cosa si tratta, magari lì per quel momento non avrà particolarmente tempo per discuterne, fissate un altro momento. Dopo il meeting si invia tendenzialmente il contratto oppure si elabora insomma una bozza di proposta e gli si danno 5 giorni di tempo per rifletterci, quindi per fare un follow-up. In questo periodo di tempo, in questi 5 giorni, magari potete fare la proposta un po' più strutturata, con la job description più strutturata e gliela mandate. Follow-up, dal momento del follow-up facciamo passare 7, massimo 10 giorni per avere il contratto dietro firmato. Tra follow-up e contract signed, ovviamente sarà probabilmente necessario risentire di chiederlo diverse volte per perfezionare la proposta e quant'altro. Questo è l'ideale. Vi potrà succedere di firmare un contratto in più tempo oppure in meno tempo. Sta a voi cercare di capire in quale delle fasi siete più deboli e quindi come riuscire a diminuire il tempo. Quello che vi posso dire in generale è che è importante fare delle proposte che siano coerenti col profilo dell'organizzazione che avete davanti, che abbiano effettivamente un valore che l'organizzazione può percepire, che siamo ricchi, cioè il progetto deve essere effettivamente ricco di attività, nel senso che per quando pensa al progetto sa esattamente l'FI quando arriverà, che attività andrà a fare, non arriva all'FI, poi vediamo. E dare delle deadline chiare. Noi siamo qui, ok, ti stiamo dando questa opportunità, se vuoi prendere parte a questa opportunità devi mandare un contratto firmato entro il giorno X. Domande, opinioni riguardo il process time del sales? Anche esperienze, insomma, so che alcuni di voi facevano sales. No, no, è chiaro, è chiaro. Ok. Quindi questa è la nostra ambizione. Per quanto riguarda le prime, invece, è un po' più sicuro. Cioè, nel senso, questo è il process time italiano attualmente e penso sia abbastanza buono. Nel momento in cui le P si candida all'opportunity, massimo 24 ore lo contattiamo. Dopo essere stato contattato, massimo 24 ore deve essere accettato. Gli diamo 24 ore per firmare l'acceptance note e altre 48 ore per fare l'NDA, pagare e diventare un approval. Se avete dubbi sul processo di selezione, potete o approcciare i vostri VP current durante la vostra transition oppure guardare l'Academy IGP. Top. Okay. Quindi raga, cerchiamo di attenerci a queste tempistiche, in particolare per quanto riguarda trovare gli EP, può essere scontato, ma soprattutto nella prima fase di EP applicato, EP contattato e accettato, teniamo in considerazione che gli EP non sono infiniti. Quindi se non lo contattiamo noi, se non lo accettiamo noi, l'EP verrà contattato da qualcun altro. E da qualcun altro che può essere uno degli altri 20 comitati italiani, ma come può essere anche uno qualsiasi tra gli altri 124 paesi nel mondo in cui ISEC è presente. Quindi noi non siamo i super fighi della vita solo perché siamo l'Italia, ma gli EP effettivamente possono andare altrove. Ed è veramente peccato perderli perché poi restiamo senza e il progetto non si fa. E per questo è anche importante per quanto riguarda le relazioni con gli OGV. Tutto quello che viene fatto nell'OGV si basa sulla fiducia. Se non contattiamo l'EP entro 24 ore dal momento in cui l'EP si è applicato, l'OGV di conseguenza perderà fiducia nei nostri confronti. E quindi smetterà di promuovere il tuo comitato, smetterà di far applicare l'EP al tuo comitato.
Andando avanti, routine management. Allora, questa è stata una cosa che è stata richiesta, quindi ho segnato effettivamente quali sono le cose che non possono mancare nella vostra routine come PGP su base settimanale e su base mensile. Allora, le cose che vi riporto qui sono le cose che effettivamente farete se sarete DVP IGP puri. Questo vuol dire che non sarete né team leader, né membri, né approval manager o quant'altro. Nella job description di VPGP, nella routine di VPGP, su base settimanale è importante avere sempre e comunque un meeting con i vostri team leader, perché i vostri team leader, raga, devono diventare le estensioni delle vostre braccia. E soprattutto perché il discorso che diciamo prima, molto spesso vi capiterà di avere team che svolgono attività completamente differenti. E i team leader sono il punto d'incontro, sono lo strumento che voi avete per creare una sinergia e per fare in modo che tutti siamo completamente consapevoli di quello che succede nell'area. E poi perché è importante aggiornarsi su base settimanale, insomma, su quello che sta accadendo, e poi perché, raga, sono team standard, e siete i team leader dei team leader. Poi, performance tracking, quindi su base settimanale verificare qual è lo status delle vostre performance, verificare quante approval abbiamo fatto, quante opening e quant'altro. Team standard, quindi fare in modo che all'interno della vostra area i team standard vengano implementati, e sia da parte vostra nei confronti dei team leader, sia da parte dei team leader nei confronti dei membri. Verificare che i deliverables delle persone nella vostra area siano stati effettivamente portati a termine. Questo è cosa significa? Se tipo dopo 3 settimane vedo che un membro aveva i deliverables settimanali e non li ha mai portati a termine, magari mi faccio un paio di domande. Quinta cosa da fare è il SONA, che è praticamente un report che si fa per il nazionale, che vi chiederà probabilmente il vostro LCP e riguarda alcune misure. Quindi ogni lunedì, ogni domenica, il vostro LCP vi chiederà di riportare alcune misure, quali il numero di chiamate, il numero di meeting, il numero di approval, eccetera, eccetera. Altra cosa è la weekly consultancy. Ogni lunedì il vostro consultant, che è praticamente, sì, sapete tutti cos'è un consultant? Circa. Sì. Ok, sono circa. Ok, il consultant è praticamente una persona che può essere, ci sono gli NST consultant, ok? Quindi sono persone che aiutano noi MC. I consultant sono l'MCVP e altre persone chiamate consultant, ok? Che cosa fanno? Vi danno una mano, vi aiutano. Come? Attraverso dei touch point che sono sia settimanali che mensili. Su base mensile farete una chat con il vostro consultant in cui rivedrete quali erano le vostre priorità del mese, se sono state portate avanti, quali sono le misure raggiunte, e quindi stabilisce un plan per migliorare le performance e l'area management del mese successivo. Quindi questo è quello che fa il consultant. E su base settimanale vi contatterà una volta a settimana, ogni lunedì, per chiedervi come è andata la settimana. E potete, insomma, usare il vostro consultant per chiedergli consigli, per farvi dare una mano, qualsiasi cosa, i limiti della capacità di questa persona. Insomma, il consultant non è l'SP, però vi può dare una mano. Altra cosa è la newsletter settimanale che vi verrà mandata da me su WordPress. Viene mandata ogni martedì sera, tipo dalle 6 alle 8, potete aspettarvi la newsletter, e all'interno ci trovate gli update settimanali, quindi quali sono le misure raggiunte, cosa abbiamo raggiunto, cosa ci manca, quali sono le priorità della settimana, quindi per essere al passo con la timeline, e delle domande a cui rispondere. Alla newsletter si risponde entro 24 ore, non perché sono una pigna nel culo, ma per il semplice fatto che se fai passare più di 24 ore, praticamente quello che stai leggendo è già diventato vecchio. Quindi per quanto riguarda questa cosa ci tengo un sacco che voi siate puntuali. Uno, perché è importante leggere effettivamente cosa sta accadendo nell'entity. Due, perché può darvi più ordine mentale rispetto a quali sono le priorità della settimana. E tre, perché è un touch point che abbiamo tutti insieme anche con la commission, si commenta, si parla anche con tutti gli altri. E poi avrete delle meeting. Questo è quello che come PGP farete su base settimanale. Alcune cose si concentreranno in determinati giorni, altre saranno più sparse. Su base mensile, area meeting, ancora più importante del meeting VP team leader, per fare in modo che l'area stia andando in un'unica direzione, perché coinvolge anche i membri. One to one ai vostri team leader, review delle performance, quindi capire effettivamente questo mese abbiamo raggiunto il plan, perché non l'abbiamo raggiunto, che cosa è mancato, cosa possiamo fare meglio, quindi pianificare quello che verrà per il mese dopo. Meeting di sinergia, probabilmente con il finance non tutti i mesi, ma con la
solamente che alcuni mesi specifici per, può dipendere per varie cose, può essere come il finance, può essere per la questione di credit da recuperare, può essere per degli investimenti, può essere per dei bandi a cui decidete di partecipare e quant'altro. Con il TM invece si fa una volta al mese e si fa per valutare effettivamente l'implementazione dei team standard all'interno della vostra area, oppure per verificare l'education, insomma, come state educando i membri, a che punto sono nel team cycle, oppure nel caso in cui ci troviamo sotto Discovery Days per allinearsi su alcune cose rispetto all'entrata dei nuovi membri, eccetera, eccetera. La monthly consultancy, che è quella che vi ho appena detto, e infine la monthly chat, che è una chat mensile che facciamo tutti insieme, tutta la commissione IGP. Domande? No. Ok, vi ho portato un esempio di settimana da VP. Questo, vi ripeto, raga, è il VP puro. Ed è solamente un esempio. Voi potete costruirvi la vostra routine, però vi invito veramente a costruirvela, a darvi degli orari ogni giorno in cui fate le cose. Potete utilizzare un'agenda, potete utilizzare Todoist, potete utilizzare Calendar. Io per esempio uso Calendar e nel mio Calendar ogni giorno, a ogni ora del giorno, c'è scritto quello che devo fare. Oppure per esempio, vi porto un esempio pratico prima di leggere questo. Quando ero VP verso la fine del termine, oltre ad essere VP AGP, stavo facendo anche la CP per lo Youth Tech Forum, mi ero iscritta in palestra e stavo studiando diritto privato. Quindi che cosa ho deciso di fare? Ho detto, Arianna, sei arrivata di nuovo? Adesso ti fai un bel piano della routine che vuoi avere per portare avanti tutte queste cose. E quindi mi ero segnata che tipo, dalle 8 mi svegliavo alle 8, dalle 8 e mezza alle 10 e mezza studiavo, dalle 10 e mezza all'una andavo in palestra, nel frattempo rispondevo ai messaggi e tutto, dall'una alle 3 mi mettevo su Expo a fare cose, controllavo ISEC che cosa stava succedendo, dalle 3 alle 4 facevo il street form, dalle 4 alle 6 mi mettevo a studiare un'altra volta. E in questo modo sapevo di avere del tempo limitato per fare tutto quello che dovevo fare e diventavo molto più produttiva. Ed ogni giorno andava così. Oppure a volte magari potevo cambiare qualcosa perché tipo in palestra ci andavo solamente 3 volte a settimana e quindi studiavo di più negli altri giorni. Oppure in base alla giornata facevo più IGP, più Youth Form, eccetera, eccetera. E poi è importantissimo per la vostra routine e per non diventare pazzi, delegare responsabilità ai vostri team leader. Se voi avrete dei team leader di cui potrete effettivamente fidarvi, oppure se sarete team leader a vostra volta e avrete dei membri di cui potete fidarvi, non sarà necessario stare lì continuamente a traccare ogni singolo respiro che fanno. E quindi potrete avere più libertà di comportarvi effettivamente come un VP. Come VP che fa la strategia, come VP che tracca quello che sta succedendo, vede le performance, che direzione stanno andando, si occupa dello sviluppo dei team leader, a loro volta dei membri, e quindi può di conseguenza adottare delle soluzioni, può decidere quali sono i next step, può decidere come muoversi sulla timeline, può fare IR, può fare tutte quelle cose che fanno parte della vita di un VP. Però è importante che creiate dei rapporti e che vi fidiate delle persone della vostra area. Quindi questo è un esempio, immagino l'abbiate già letto, vi può capitare magari una settimana tipo, lunedì faccio one to one, controllo i tracking tool vari e ho la VP consultancy. Martedì, bello, rispondo alla newsletter dell'EMS e ovviamente mi vado a guardare le performance. Mercoledì potrei avere una consultancy, giovedì tranquillo, venerdì faccio meeting con i team leader, gli mando l'output next step per la settimana e mi guardo di nuovo le performance. E faccio magari un assessment di quello che è successo e mi rendo conto un po' della situazione. La settimana dopo magari è più o meno così, però avrete l'area meeting, oppure per dentro ci saranno magari le B-meeting, le C-meeting, eccetera, eccetera. Però in linea generale queste sono le cose che farete in una settimana. Come vi sembra? È fattibile, ve lo assicuro. L'ho fatto per 13 mesi, ma non sono ancora viva. Voi ad esempio come siete organizzati con la vostra routine? Avete una routine chiara oppure vi svegliate la mattina e andate random? Perché dobbiamo dare una volta queste... Dipende dai periodi, tipo sì. Quando sono in sessione ovviamente routine fissa e rigida, però quando non ho esami o con tanti impegni ovviamente sono abbastanza flessibile, vedo un po' come va la giornata. Sì, pure io. Ultimamente ho cercato abbastanza di calendarizzare tutto, però sì, è un po' complicato.
come le lezioni, gli orari cambiano ogni 5 settimane, quindi è un po' più duro sapere. Ok, in generale il lavoro del VPGB è un lavoro molto dinamico e per questo motivo il mio invito è quello veramente di trovarvi un attimo in chiaro cose da fare giornalmente, che sapete che ci sono lì, che cascasse il mondo quelle cose devono essere fatte. Cioè se tipo quella giornata andate a dormire senza aver fatto quella cosa vi dovete sentire un VP di merda. E poi ci saranno tutte le, sono piccole cose alla fine, eh? E poi ci saranno tutte le altre cose che dovete seguire di settimana in settimana. Magari ci saranno settimane in cui, non lo so, ci saranno talmente tante opportunità da provare che il vostro approval manager da solo non ce la farà. Ed è giusto che vi mettete lì a fare approval insieme a loro. Oppure ci saranno settimane in cui dovete iniziare il nuovo sales e quindi è necessario vedersi con tutta l'area e decidere insieme, capire insieme come approcciarsi a questo nuovo mercato, quali sono le job description da proporre, qual è la timeline magari. Ma ci sono varie cose, però questo è il minimo indispensabile che dobbiamo fare. Poi vi ho portato anche un esempio di routine nella vostra area, che ovviamente dipende dalla... questo è quello che dovrebbero fare i vostri membri, i vostri team leader, in base alla propria posizione. Ad esempio, mi immagino un lunedì tipo, tutti i sales mandano la prima email alla lista di enabler che hanno. L'approval manager contatta tutti gli applicants su Expa e accetta e rigetta gli applicants su Podio e i team fanno team meeting più working time. L'approval manager, raga, fa questo tutti i giorni. È fondamentale, di fondamentale importanza assicurarvi che il vostro approval manager faccia veramente questo tutti i giorni. Tuesday fanno, magari i sales fanno follow up con gli enabler che hanno chiamato il venerdì. Mercoledì iniziamo con la prima chiamata per gli enabler. Magari fanno dei meeting e si fanno le chiamate agli enabler e lo stesso per dire come sta andando il progetto, esempio. Oppure giovedì arriva il vostro membro value delivery, si è fissato delle chat per fare setting expectation, quindi più. I team si vedono di nuovo per fare un working time. Venerdì abbiamo un IPS random, così, follow up con gli enabler chiamati il mercoledì, weekly feedback form per tutti i customer, quindi si manda, che ne so, un form agli enabler, alle famiglie e agli EP. E ve lo guardate magari nel weekend insieme ai report dei vostri membri e cercate di capire che cosa migliorare per la settimana dopo. Questo è un esempio di come la settimana, teoricamente, tipo, dovrebbe andare. Voi potete fare magari questo esercizio su base mensile, crearvi la settimana tipo insieme ai vostri team leader per i vari team che avete a disposizione. Magari il team value delivery dice ok, questo mese, settimana 1 facciamo questo, settimana 2 facciamo questo, settimana 3 facciamo questo. Idem per i sales, idem per l'approval manager. Poi l'approval manager, per esempio, dipende da come volete strutturare la sua job description. Potrebbe essere approval manager nel senso che si occupa solamente di processare KP, oppure potrebbe essere una persona che si occupa anche di stabilire le L2C, quindi fare IR, creare materiale promozionale, quel che sia. Dipende anche da che responsabilità gli date. Però è giusto per darvi un'idea di come potete strutturare la settimana. Clear? Domande? Ok. E poi l'ultima cosa, vi ho messo quali sono effettivamente le cose da traccare nell'ambito della vostra routine. Su base settimanale, le misure che riguardano il sales, quindi per avere un'idea chiara di come ci stiamo muovendo per raggiungere opening, sono il numero di mail, il numero di chiamate, il numero di follow-up, di meeting, di contratti inviati e di contratti firmati, più il numero di opening, su base settimanale. Questa cosa vi consiglio veramente di farla per ogni membro. E questo ovviamente per ogni membro è una cosa che fa il vostro team leader, che poi vi riporterà overall che cosa è successo. Però è bene avere un tracking tool dove potete ogni volta che volete andare a vedere i membri che cosa stanno facendo. Per quanto riguarda l'IR, è importante traccare gli applicants, le application provenienti dai campi partner, gli applicants che sono stati contattati, il numero di accepted e il conversion da Expa a Podio. Per quanto riguarda questo conversion, vi consiglio di basarlo sul numero di applicants provenienti da country partner. In un altro momento vi posso far vedere il tracking tool che utilizzo per l'IR per calcolare questo conversion e vi dà un'idea effettivamente di quante persone che sono su Expa effettivamente fanno il podio form.
e sulla base di questo potete capire magari qual è il problema. Magari il problema è che mandate un'email che è poco attrattiva per gli API, oppure che è poco chiara, oppure che le vostre SQL non funzionano perché effettivamente arrivano application dai country partner, però loro non fanno il form. Potrebbero esserci tanti motivi. Altra cosa da traccare sono gli standard deliberati, quindi effettivamente quante attività value delivery abbiamo fatte. Questa settimana abbiamo fatto le PS, abbiamo fatto le setting expectation, cosa abbiamo fatto? Il numero di finish, il numero di completed e la percentuale di plain achievement rispetto al mese. Questo cosa vuol dire? Che tipo un goal di 10 opening. Sono la settimana 1 del mese, ho raggiunto 3 opening, quindi ho raggiunto il 30%. Oggi è il 6 novembre, 6 diviso 30 quanto fa, vi calcolate la percentuale del mese, la percentuale di plain achievement e capite se siete on track oppure no. È chiaro? È chiara questa cosa? Sì. Ok. Mentre su base double weekly, quindi ogni 2 settimane, potete andarvi a traccare tutte quelle misure che invece sono un po' più statiche, come ad esempio il process time. Vi conviene calcolarlo su base settimanale perché in una settimana effettivamente non avete tutta questa chiarezza, non sono cose che iniziano e si concludono nella stessa settimana. Come ad esempio applicant accepted, quanto tempo ci mettiamo ad accettare le persone? Dal momento in cui vengono accettate, quanto tempo ci mettiamo ad approvarle? Per quanto tempo passa dalla prima chiamata al contratto firmato, conversion accepted to approved, conversion applicant to accepted, FICO, response rate, percentuale di standard deliberati. Su base mensile invece, vediamo, andiamo a traccare se siamo effettivamente allineati alla timeline, quindi cerchiamo di prendere il nostro plan, che non lasciamo lì in un tracking tool, ma lo guardiamo, e vediamo se effettivamente le attività che stiamo svolgendo stanno seguendo la timeline che avevamo prefissato. Tutte le lag measure, tutti i conversion, tutti i process time, plain achievement sia dell'area in generale sia per i membri, perché ogni vostro membro dovrà avere un plan personale, ogni membro dovrà avere un goal di opening, un goal di approval, un goal di completed, qualsiasi cosa, anche un goal di manager, magari un goal di chiamate, ed è importante trattare questo raggiungimento. Produttività dei membri e contribution, magari questo mese avete fatto 30 approval, ma su 5 membri 20 approval sono stati fatti solamente da uno, magari c'è un problema perché le performance sono troppo concentrate in una sola persona. Quindi il problema è gli altri cosa stanno facendo? Questo è un problema che vi dovete porre. Il problema non è solamente raggiungere il goal, ma anche come lo stiamo raggiungendo. E altra cosa da traccare sono i team standard, quindi verificare che effettivamente questi standard vengano deliberati sia nei vostri team che da parte vostra nei confronti del team leader. C'è altro? Mi sembra di no. Domande? No, vedete come sono le... Ok, raga, il web è finito. Ok. Allora, che cosa ti è venuto in mente? Spero che sia stato utile. Se avete qualche domanda oppure, non lo so, qualche riflessione, qualsiasi cosa, fate, no? Faccio condividi il PowerPoint. Yes. Ok, grande. Siete spaventati? Ovvio, un po' sì, dai. Sì, vabbè, è un bel lavoro, però dà anche molte soddisfazioni. Bene, salutiamo gli amici della diretta.